Buongiorno, oggi abbiamo l'opportunità di parlare con la dottoressa Stefania Baldassari, la dottoressa Paola Rocco e la dottoressa Maria Claudia Aureti della terapia analitica in età evolutiva. Stefania Baldassari è psicologa analista, psicoterapeuta, didatta AIPA e IAP, responsabile scientifico e organizzativo del corso biennale di alta formazione in psicologia analitica dell'età evolutiva nel terzo millennio, membro LAI. Già consulente clinico di formazione e di ricerca dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma, è socio fondatore e responsabile dell'attività clinica dell'associazione Etno, progetto di etnopsicologia analitica. Ha pubblicazioni in ambito nazionale ed internazionale. Lavora anche privatamente a Roma. Paola Rocco è analista infantile, membro didatta dell'AIPA, della IAP ed è associata didatta dell'Associazione Italiana Saint Play Therapy e dell'International Association Saint Play Therapy. È autrice di diversi articoli e di testi collettanei sia sul gioco della sabbia che su temi di psicoterapia infantile. Per l'AIPA ha tenuto per diversi anni il corso sul gioco della sabbia e da qualche anno tiene il seminario settimanale sull'osservazione del bambino. Lavora privatamente a Roma. Maria Claudia Loreti è psicologa analista, psicoterapeuta, didatta AIPA, IAP, già responsabile della CAP, Commissione Allenamento Professionale, didatta dell'Associazione Italiana della Saint Play Therapy e membro dell'International Association Saint Play Therapy, responsabile scientifico e organizzativo del corso biennale di alta formazione in psicologia analitica dell'età evolutiva nel terzo millennio. Già dirigente psicologa nei servizi pubblici del Comune di Roma e nella ASL RMD. Lavora privatamente a Roma. Stefania ci parlerà degli obiettivi e della specificità della terapia analitica in età evolutiva. Sì, buongiorno. Gli obiettivi e la specificità di questo tipo di intervento, non solo in età evolutiva, non possono prescindere dal tener conto della visione finalistica della psiche e del processo di individuazione di cui Jung ci parla, cioè di quella tendenza naturale che a diventare se stessi, a realizzare il proprio sé che caratterizza ciascuno di noi e che precede l'esperienza, l'incontro con il mondo, benché non possa prescindere da esso. Infatti, ormai sappiamo che la capacità di conoscere noi stessi e di comprendere il mondo è strettamente legata a processi relazionali e quindi tanto più precocemente questo tipo di relazione impedisce lo sviluppo dell'individuo, tanto più il processo verrà danneggiato e il dolore causato da questo in età evolutiva è particolarmente acuto e a carattere di urgenza proprio perché ha a che fare con i primi momenti dello sviluppo e con le esperienze che definiamo protomentali. Per capire quanto è acuto, vi leggo una brevissima frase di una paziente che ci racconta tutto. Non ce la faccio più a vivere in questo modo. Mi sento tutti contro e non riesco a parlare con nessuno. Alle volte vorrei uccidermi, ma poi non riesco a farlo. L'individuo che è precocemente impedito nella sua realizzazione oscilla sostanzialmente, si può muovere tra i due estremi, che sono quello di rinunciare alla relazione con l'altro, di fatto sentendosi sempre più solo, inadeguato e con un senso di colpa, indicibile, oppure adeguarsi completamente all'altro, rinunciando però alla propria esistenza. Jung ci dice una cosa preziosa e che è proprio specifica dell'intervento, è che è proprio nel sintomo, nell'oscillazione, nel punto in cui il paziente si situerà con il sintomo, perché la patologia si svolge tutta all'interno di queste due polarità, lì è raccontata sia la difficoltà, il blocco del processo evolutivo, ma anche la possibilità di trasformazione. E quindi la terapia analitica, a differenza di altri interventi, non punta all'eliminazione del sintomo, ma alla possibilità che questo venga giocato e rigiocato nella relazione terapeutica, come a breve ci diranno, le colleghe, per raggiungere una diversa esperienza dell'incontro con l'altro e riorganizzare la conoscenza relazionale implicita della propria esistenza. Gli strumenti nella terapia analitica in età evolutiva sono molti. Paola ci parlerà del gioco.
Sì, credo che dovremmo considerare in effetti il gioco proprio la via maestra, parafrasiamo Freud, che ci permette di entrare proprio in contatto con i contenuti profondi e con i conflitti profondi del bambino. D'altra parte, Freud stesso, quando ci ha parlato del gioco del rocchetto, riconosceva il valore simbolico del gioco e dopo di lui Lacline ha considerato il gioco un mezzo nella stanza di analisi proprio per raggiungere i contenuti più profondi del bambino. Ma potremmo dire che proprio Jung a sottolineare il valore terapeutico del gioco in quanto esperienza creativa e quindi curativa, ma proprio ce ne parla parlandoci della sua stessa esperienza. Lui ci racconta nella sua autobiografia bellissima quando liberandosi dalla costrizione dell'io nel momento più duro della sua discesa agli inferi è riuscito a lasciarsi guidare proprio dal bambino che gioca, ritornando al bambino che era lui a 11 anni. Potremmo quindi dire che il gioco è un assetto mentale, non è una tecnica, perché noi possiamo mettere a disposizione del bambino la plastilina, il disegno, qualsiasi cosa, il gioco della sabbia naturalmente, ma il sogno, il racconto, ma con un assetto mentale che è un assetto mentale di gioco, potremmo dire che richiede tempo, disponibilità e creatività. Questa è un'epoca un po' come accennava anche Stefania, dominata tantissimo dalla performance, dall'efficienza, dal tempo che deve essere utilizzato come un tempo utile per fare qualcosa e per raggiungere un obiettivo. Il gioco è proprio il contrario, il gioco è fine a se stesso. Credo che i bambini abbiano pochissimo tempo per il gioco libero e questo lo vediamo praticamente costantemente nelle consultazioni che facciamo con i genitori. Invece, in terapia, nel gioco si entra in una sorta di cerchio magico, un temenos nel temenos. E tra l'altro, questo dialogo con gli inconsci, per citare Ferenczi, e con i bambini avviene assolutamente più facilmente sul piano concreto del gioco. Noi siamo chiamati, e questo è il lavoro che facciamo anche con gli adulti, non tanto a capire il paziente in una forma intellettuale, questo ce lo evochiamo Bromberg in questo, ma piuttosto abbiamo il dovere di doverlo proprio conoscere in profondità e questo avviene in un modo più diretto e immediato se siamo in un campo intersoggettivo condiviso e con i bambini questo campo intersoggettivo avviene proprio nell'ambito del gioco. È un processo assolutamente essenziale, non possiamo considerarlo un processo preparatorio a una terapia verbale. Nella mia esperienza, diciamo, nel lavoro con i bambini, la cosa che mi sembra più importante di aver capito è che proprio loro desiderano moltissimo che l'analista incarni certi loro aspetti profondi, potremmo dire archetipici, che hanno proprio bisogno di essere vissuti e quindi conosciuti. E quindi naturalmente diciamo, l'aspetto più complesso per noi analisti dell'infanzia è ritrovare proprio quel bambino in grado di giocare, di immergersi nel gioco di cui ci parla Jung, trovare quel bambino di 11 anni che è dentro di noi. Quindi in qualche maniera ritrovare uno stato mentale che favorisca il gioco. E Winnicott, che di bambini e anche di gioco se ne intendeva molto, diceva, era piuttosto perentorio rispetto a questo, leggo una citazione che dice: la psicoterapia si fa nella sovrapposizione di due aree di gioco, quella del paziente e quella del terapeuta. Se il terapeuta non sa giocare, non è adatto a questo lavoro. Quindi, se noi siamo veramente disposti a giocare, a metterci in gioco, stiamo quindi dando al bambino un'indicazione di disponibilità, potremmo dire, gli stiamo comunicando che li possiamo veramente capire e possiamo veramente essere alleati nel loro percorso terapeutico. Sempre Winnicott ci dice anche che nel gioco il gioco non va in scena nella nostra mente, ma si deve realizzare in qualcosa di concreto nella realtà esterna. Quindi il gioco trasforma il pensiero privato in un'azione e in questo è perfettamente in linea con quanto anche ci ha insegnato Jung. Maria Claudia ora ci parlerà del gioco della sabbia e del sogno. Bene, una premessa però vorrei farla subito,
che lo strumento che utilizza la terapia analitica è l'analista stesso. Un analista che si è formato negli anni attraverso l'analisi, gli studi, attraverso la supervisione clinica, il lavoro clinico che è continuo, ma questo affina proprio dentro l'analista che gioca nell'infanzia, sono molto d'accordo con le colleghe, proprio quella dimensione collegata al sentire il mondo dell'altro attraverso il gioco, incontrarlo in quella dimensione profonda del simbolica, e questo è un elemento fondamentale junghiano. L'incontro è simbolico, che può avvenire attraverso, non so, il disegno, l'ascolto empatico di ciò che ci viene narrato anche dalla famiglia, ma soprattutto è quello che ci arriva dal bambino. L'incontro analitico col mondo psichico di un bambino implica assolutamente, secondo me, la possibilità di adesione al sentire emotivo di quel minore, in risonanza col nostro bambino interno, che è proprio forse quel bambino che ancora non parlava dentro di noi, ma nell'altro incontra quella dimensione. Ed è anche importante che abbiamo la capacità di distanziarci nell'essere autenticamente noi stessi, capaci di ascolto, di reverie, di accogliere tutto ciò che emerge anche nel corpo, perché i bambini ci parlano con elementi così arcaici che il nostro corpo diventa colui che registra le sensazioni inespresse e non comunicate in altro modo. Infatti la terapia, per essere efficace, richiede un coinvolgimento personale dell'analista che entra in relazione col mondo interiore del bambino, andando ad incontrarlo in quel luogo segreto, segnato da traumi, sofferenze inespresse, che vengono prima del tempo o della memoria, ma restano impressi negli stati mentali precoci, nel corpo e nell'anima, e non li ascoltiamo a questi due livelli. Poi gli strumenti che abbiamo a disposizione, appunto, è intanto quella capacità che abbiamo acquisito di, io direi, vivere nel simbolo. Non è soltanto ascoltare nel simbolo, ma proprio viverci. E quindi incontrando un bambino che non sempre ci raccontano subito i sogni, ci raccontano quello che hanno a disposizione, quindi il loro gioco, come muovono il corpo, le provocazioni che ci fanno, tutto diventa veramente un ascolto, e una dimensione profondissima che per noi si chiama inconscio. E uno strumento fondamentale è sempre il sogno, ma ancora di più è il gioco della sabbia, perché i bambini piccoli a volte ce li raccontano, ma a volte non ce li raccontano, così come sono gli adolescenti. E il gioco della sabbia è una terapia particolare, ideata da Dora Kalf proprio per i bambini nel 1954, e consiste in una terapia proprio fondata su un'esperienza materiale, fisica, corporea, psichica e anche spirituale. Si svolge in una cassetta che ha precise dimensioni, direi dimensioni auree, e attraverso la cassetta il bambino, dove è contenuta la sabbia, attraverso non so, l'acqua o altri elementi che lui trova nei nostri scaffali pieni di figurine, crea i suoi mondi e racconta, e si immerge talmente nella sabbia, nel gioco, che noi siamo con lui lì a osservare, a come dire, a vivere insieme quella dimensione, come in un film, come in un teatro, la dimensione emotiva che si manifesta e prende forma in quel gioco. Quindi, tornando al sogno, questa è una grande analogia, anche Jung fu il primo a parlare dei sogni, del teatro del sogno. Cosa avviene nel sogno? Qui cito Jung: tutta la creazione onirica è essenzialmente soggettiva. Il sogno è un teatro in cui chi sogna è scena, attore, supervisore, suggeritore, regista, pubblico e critico insieme. Tutte le figure del sogno sono tratti personificati della personalità di chi sogna. Per Jung il sogno è uno dei prodotti più creativi e spontanei dell'inconscio. Proprio perché è creativo, il sogno ci racconta non solo del passato, ma anche della possibilità futura, quella progettualità di cui parlava Stefania, quella divenire. Quindi in quel sogno noi cogliamo l'essenza della possibilità di cura.
che via via prende forma. E questa è proprio anche la base teorica della Scent Play Therapy, in quanto proprio il gioco della sabbia si fonda proprio sulla capacità che ha la psiche di autorappresentarsi. E il racconto si svolge sotto i nostri occhi come uno psicodramma. A volte un bambino fa una sabbia, ne fa 3-4 contemporaneamente, e noi siamo lì magari a seguirlo, a registrare, e poi alla fine della seduta cerchiamo di ricostruire e dare un senso. Ed è veramente un lavoro per noi continuo di gioco trasformativo, che cambia il bambino e cambia noi stessi e ci apre veramente ad orizzonti infiniti. Il gioco della sabbia, voglio leggere qui, anche Jung scrive a un certo punto che le mani a volte sanno, perché lui sapeva giocare, sanno rappresentare quello che la mente non può neanche pensare. E questo noi lo vediamo sempre nel gioco della sabbia, con bambini e con adulti, perché poi il gioco della sabbia si è esteso anche agli adulti e funziona moltissimo anche con loro quando si decidono a giocare. Voglio anche proprio dire una cosa importante, che nel sogno, il sogno lo fa il paziente, lo racconta il paziente, è una narrazione, poi i sogni svaniscono. E quindi ciò che noi abbiamo come risultato è un aspetto anche a volte un po' parziale. Invece nel gioco della sabbia noi siamo contemporaneamente presenti col bambino nell'ascolto di quel teatro del sogno. Sì, beh, è analogo, eh? Soltanto che il bambino è anche cosciente, cioè la funzione della presenza della coscienza è quindi anche possibile attraverso la contemplazione, perché alla fine della sabbia noi ci poniamo con il bambino a guardare cosa hai fatto, cosa è questo per te o quello, e dalla narrazione che avviene fuori, si materializza quella rappresentazione del sogno, dico sogno ma dico gioco della sabbia, perché per me hanno la stessa valenza. In fondo, ecco, anche il sogno io lo interpreto da quando, ormai da tanti anni, faccio il gioco della sabbia, con una modalità pluridimensionale. Entro nel sogno come se entrassi in un teatro, e quindi, ecco, voglio leggervi una frase di Dora Kalf, che mi sembra molto, molto, non è una frase, è una intervista, una delle ultime interviste che lei ha fatto alla televisione svizzera, che abbiamo tradotto, e lei diceva così: il paziente esprime nel gioco con la sabbia dei contenuti interiori che non avrebbero potuto esprimersi con le parole. Ha scoperto che attraverso il gioco regolare con la sabbia questo processo conduce proprio alla profondità dell'inconscio e addirittura ne tocca diversi strati. Ciò che mi propongo, insomma, è che ci si spinga nel profondo del nostro essere, perché qui risiede un principio di totalità e integrità che Jung ha chiamato il sé e che è espressione di una personalità completa, dove chiaro e scuro, inconscio e conscio coincidono. È questo il centro dell'uomo. Qui si trova il potenziale di sviluppo. Se si ha la fortuna di arrivare fin qui, di penetrare nell'integrità dell'essere, si ha la possibilità di sviluppare da questo centro una nuova struttura di personalità che meglio risponde al principio dell'integrità. E solo allora la loro personalità si svilupperà e si consoliderà. Quindi forse vi ho comunicato la mia passione per questi elementi che sono ormai parte della mia vita. Grazie. Stefania, quanto dura la terapia in età evolutiva? La terapia in età evolutiva, proprio per quel processo in divenire di cui parlavamo prima, dura generalmente meno, perché il cucciolo d'uomo è energia allo stato puro e quindi in continuo divenire. È fondamentale un po' in tutti i processi terapeutici, ma credo in età evolutiva più che in altri, saper lasciare andare,
anche quando ci sembra che il processo non sia finito, perché evidentemente non può essere finito, ma anche quando ci sembra che alcuni nodi siano ancora particolarmente visibili. Lasciare andare con una cosa fondamentale, la fiducia nell'altro e nella sua possibilità di farcela, farcela anche a tornare se sarà necessario, e spesso accade. Ed è importante coinvolgere i genitori? In che modo? È fondamentale. Il modo in cui coinvolgerlo rispetto a questo, troverete posizioni anche diverse, fare da soli, fare con un collega, prima i genitori, prima il bambino, però troverete tutti concordi gli analisti dell'età evolutiva nella necessità di coinvolgere nel lavoro con il bambino i genitori. Questo perché, pur essendo il bambino un individuo, come ci dice Fordham sin dall'inizio, egli è ancora prepotentemente in età evolutiva strettamente legato sia in termini concreti che simbolici al contesto familiare a cui appartiene. E quindi, se vogliamo che la terapia possa avere uno sviluppo, è fondamentale, soprattutto in fase diagnostica, andare a valutare cosa davvero ci stanno chiedendo i genitori. Se ci stanno chiedendo di aiutare quel figlio, di aiutarlo a realizzare il suo processo e quindi essere disposti a cambiare con lui, oppure se ci stanno chiedendo di aggiustare il giocattolo, fra virgolette, no? Rendere il bambino quello ideale che avevano dentro ancora prima che lui nascesse. Nel secondo caso sarà molto difficile portare avanti il processo, e solo laddove tutti sono disposti a cambiare il cambiamento potrà avvenire. E se lavoriamo solo con il bambino, essendo l'anello più debole del sistema, ovviamente appena la terapia comincia a fare effetto e produce e richiederebbe un cambiamento al sistema, il bambino viene portato via, con un'ulteriore ferita per tutti, proprio rispetto alla possibilità di sentirsi una possibilità e di sentire di poter realizzare se stesso. In sintesi, direi che quella della terapia con i bambini è una grande sfida per la vita e che richiede una grande responsabilità, perché, come ci dice Gibran, se cerchi l'infinito lo troverai nel sorriso di un bambino. Abbi cura di quel sorriso, è la vita del mondo. Bene, voglio lasciarvi con un'immagine finale proprio di un quadro di sabbia fatto da una bambina di 8 anni in un percorso diagnostico. Sembra l'urlo di Munch o l'albero della vita o qualcosa che nella bambina, proprio al di là della mente, urla dentro di lei il suo dolore, le sue rabbie, il suo bisogno di individuazione. Grazie. Abbiamo concluso l'intervista e ringrazio le dottoresse della loro disponibilità. Per chiunque volesse approfondire i temi trattati oggi, vi consiglio la lettura del libro Orizzonti immaginativi possibili, pubblicato da Moretti e Vitali Editori. È stato pubblicato ad aprile di quest'anno ed è presentato anche sul sito dell'AIPA.